Professore Paolo Misorella, dirigente scolastico del liceo Ugo Foscolo di Teano. Oggi c'è questo grande appuntamento, riqualificazione di spazi urbani di Teano. Come mai questo argomento? Perché in questa scuola c'è il geometra, diciamo, è l'unico geometra nell'Alto Casertano e quindi come tradizione alla fine dell'anno facciamo un convegno che ne parli. E quest'anno abbiamo preso in considerazione gli spazi urbani di Teano e delle frazioni. E il geometra di Teano, io sono orgoglioso perché un poco quest'anno ha fatto diverse cose, come la cartina topografica della Sindaco Nicola Di Benedetto, oggi qui in vesta non solo di primo cittadino ma anche da ingegnere, visto l'argomento. Sì, è il secondo anno che facciamo questa esperienza con cui sulla base di un protocollo che abbiamo fatto con la scuola e quindi noi promuoviamo praticamente la riprogettazione di alcuni spazi urbani all'interno della nostra città, delle nostre frazioni e facciamo fare questo dei ragazzi in maniera tale che acquisiamo le loro idee, le migliori, ci siamo anche tra parentesi impegnati ad approvarle in giunta e a cercare di trovare anche i finanziamenti per poterle realizzare, un modo per, come al solito, per cercare di coinvolgere la comunità nelle scelte del territorio, anche perché le cose che partono dal basso sono quelle che in ogni modo coinvolgono di più e sono certamente bene accette, specie quando delle parti del territorio tendono ad essere modificate. Quindi un'esperienza bellissima, grazie ai ragazzi in maniera particolare. Poi i professori ci hanno messo tantissimo ed è un'esperienza proprio nuova che però ha preso molto più, perché i ragazzi sono estremamente contenti di partecipare. Non solo, ma anche le comunità si sentono partecipare. In questo caso c'è la comunità per esempio di Carbonara che è stata proprio vicina ai ragazzi nelle operazioni di rilievo. Quindi ottima iniziativa, complimenti alla scuola.